pomeriggio a tutti, benvenuti in una nuova puntata. Oggi apriamo ufficialmente lo speciale che abbiamo dedicato ad un evento importante che ci sarà in questi giorni, ovvero la Fiera Piemontese dell'Editoria a Cavaler Maggiore nei giorni 1, 2 e 3 dicembre. Apriamo con un'autrice. Oggi vogliamo dare, diciamo, spazio alla parte femminile come prima voce, non per altro, ma perché è un tema che sta a cuore anche in riferimento alla ricorrenza, ahimè, che ci sarà il 25 di novembre e che poggia un occhio su degli argomenti che sono più particolari. Adesso vi spieghiamo un po' il tutto, ma prima di tutto io direi di ringraziare per il collegamento telefonico e abbiamo ospite Emanuela Lusuardi, scrittrice. Benvenuta Emanuela. Ciao Silvia, buon pomeriggio a tutti. Allora, Manuela, io direi prima magari di concentrarci sulla parte di letteratura, anche perché io ho qui davanti il libro che lei ha scritto, l'ho letto e studiato, chiederei magari proprio per gli ascoltatori che ancora non ti conoscono, ti chiederei di fare una piccola presentazione di te. Allora, io vivo in una piccola cittadina, Carpi, in provincia di Modena, ed è ancora una cittadina a misura d'uomo. E gestisco assieme a un mio amico una caffetteria bistrò in centro e quindi ci dilettiamo a coccolare la nostra clientela. Infatti abbiamo creato un ambiente familiare, diciamo che il 90% delle persone vengono chiamate col proprio nome, perché è bello potersi parlare e soprattutto non essere semplicemente dei conoscenti o dei numeri. E con loro, esatto, e con loro viviamo tutta la settimana, perché essendo una caffetteria, appunto, ed un bistrò, si passano veramente parecchie ore all'interno del bar. E mi diletto anche a coccolarli, perché ho la passione della cucina, quindi attraverso i piatti per il pranzo e per il sabato sera. E soprattutto mi piace ascoltarli, mi piace confrontarmi con le persone e scambiare anche pensieri che vanno anche al di fuori della quotidianità. A volte qualcuno magari si confida, si sfoga, e cerco sempre di fargli trovare il lato positivo delle situazioni, di dare coraggio. E è un po' la mia indole, ecco. E di conseguenza così le giornate trascorrono all'interno della caffetteria. Poi, ci sono anche dei momenti in cui però qualcuno scrive, perché abbiamo una scrittrice oltre alla proprietaria di una caffetteria, non dimentichiamolo, perché è una cosa importante. Dicendo che naturalmente sono sposata, abbiamo una figlia che ha cominciato quest'anno l'università e si è trasferita a Rimini per un corso di laurea in inglese, quindi è stato molto emozionante, un po' difficoltoso lasciarla andare. E ho cominciato a scrivere qualche anno fa, verso la fine del 2018 più o meno, perché è stato, tra virgolette, una necessità. Io, vabbè, lasciamo stare i diari da ragazzine, i diari di viaggio, i racconti delle vacanze, delle amicizie e quant'altro, ma ho cominciato a scrivere perché dentro di me si era accumulato una tensione, un marasma che mi faceva stare veramente male. E non capivo, subito all'inizio non capivo cosa fosse a procurarmi questo, però era un malessere veramente grosso, tale da farmi vivere male anche la mia quotidianità. E ad un certo punto si è, tra virgolette, materializzata la storia. Gli eventi li vivevo non solo di notte, ma anche di giorno. E allora a un certo punto ho detto, a questo punto provo attraverso la scrittura a vedere se mi fa stare un po' meglio. Ho preso un quadernone e, tra virgolette, se posso dirlo, non mi sono più fermata. E questo mi ha fatto stare veramente, veramente bene. Esternare la mia sofferenza mi ha aiutato veramente tanto. Io credo che la scrittura aiuti sempre, sia la lettura che la scrittura. Alla fine, parlando con molti autori in questi anni di radio, è un elemento principale che emerge sempre, quindi felice anche di sentirlo dalle tue orecchie, cioè dalle tue parole.
Allora, abbiamo un libro che sarà, no, presente anche all'interno della fiera, che è Osmosi, Liberi di Essere. Abbiamo un libro che è un po' particolare, nel senso che affronta dei temi non semplici, dei temi sociali che sono legati in alcuni casi anche alla prostituzione minorile e alle violenze, perché emerge proprio questo disagio sociale in diverse zone che vengono raccontate del libro. Ti chiederei magari giusto una piccola presentazione, se vuoi farla tu, su un po' la storia, no? Perché abbiamo due protagoniste, abbiamo Brigid e Charles, ma evolve con anche altre figure. Ce lo racconti in poche parole? Ci provo, cercando esatto di essere più sintetica e vaga possibile. Vai. Allora, diciamo che sono nati questi libri, adesso questo è il secondo, e innanzitutto sono dei romanzi. Però questi romanzi, le storie di amore, di amicizia dei protagonisti si intrecciano con storie realmente accadute e documentate di violenza. Il primo principalmente forse di violenze sui minori, sugli adolescenti, e il secondo invece anche sulla violenza delle donne. E quindi c'è un intreccio, possiamo dirlo, tra ciò che la mia mente ha creato con, tra virgolette, con fantasia, che è quello che porta alla speranza, la speranza che possa esserci un mondo migliore, e queste storie crude e dure e reali, purtroppo, che ci sono tuttora, perché sono storie che non sono storie del passato, sono storie di attualità, che accadono non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi industrializzati. E diciamo che il nostro benessere è andato a portare a discapito di zone più in difficoltà, e che ha peggiorato la loro situazione di vita in forma veramente grave. E in più si aggiungono le violenze che loro subiscono nella quotidianità. E questi personaggi, diciamo, Charles ad esempio, è questa squadra speciale, tra virgolette, non è reale, nel senso che non è così tutto inventato, perché esistono, e nelle fonti si trovano proprio i punti di riferimento, esistono delle squadre speciali che lavorano per poi intervenire e recuperare adolescenti, principalmente adolescenti, in difficoltà. Ecco, scrivere di un argomento così delicato può presentare, chiamiamole sfide etiche o anche morali. Nel tuo processo di scrittura, come hai affrontato queste sfide? Allora, io devo dire, come dicevi tu prima, la lettura è fondamentale. Io prima di cominciare questa attività riuscivo a ritagliarmi più tempo per la lettura, e ho sempre letto veramente tanto. Naturalmente il mio genere sono sempre state storie reali, poi potevano essere anche storie adesso di amore, ma quello che vorrei far capire è che non ho, ho letto tematiche, ho cominciato ad esempio alle medie con una professoressa che mi ha aperto un mondo che non conoscevo, quello dei desaparecidos, quindi ho studiato la storia del Cile e dell'Argentina, mi sono appassionata a quelle storie. Alle superiori, poi facciamo un passo indietro, mio nonno era partigiano, quindi mio papà, e io non ho fatto in tempo purtroppo a conoscerlo, mio papà mi ha sempre raccontato la storia, la guerra, perché era una sua passione. Carpi, anzi, dove sono cresciuta io, Fossoli, una frazione di Carpi, è conosciuta per il campo, famoso campo di smistamento, che da qua partivano i treni per i campi di concentramento. Quindi noi abbiamo avuto una base molto importante, secondo me. E ho conosciuto partigiani, non solo i partigiani, diciamo, tra virgolette, atei, ma anche partigiani cattolici, persone che hanno lottato per difendere i propri diritti. E quindi è come se uno dicesse: non ha importanza di che religione siamo, in questo momento cerchiamo di sopravvivere, di difendere il nostro popolo,
da un invasore che non ha diritto di farlo. E conoscere quelle persone che sono state deportate, che hanno fatto la guerra, è stata una cosa molto profonda per noi, già cominciando l'elementare. E quindi si vede che, non lo so, questo modo di poter conoscere le storie all'interno degli stati, e queste storie di soprusi anche, e mi ha portato avanti negli anni ad approfondirlo oltre, diciamo, alle storie dell'Italia. Invece alle superiori ho letto, ho conosciuto tramite la lettura, Tori Hayden, che è una psichiatra infantile americana. Sì, conosco. Esatto, che mi ha aperto il mondo degli orrori sulle violenze dei bambini. E però, cioè, mi hanno segnato profondamente, perché sono sincera, la notte non dormivo quando leggevo i suoi libri. Però penso che sia veramente veramente importante conoscere cosa c'è al di là della dei varietà, della televisione, di quello, cioè, l'amore per il prossimo, l'amore per le persone, il capire che c'è un limite a determinate cose, perché comunque se dobbiamo convivere con persone di culture diverse, lo dobbiamo fare in un qualche modo, dobbiamo riuscirci. Penso che venirsi incontro possa essere fattibile, però bisogna lavorarci tanto. E il rispetto per me è fondamentale proprio a 360 gradi. Ecco, quanto è stato difficile scriverlo, oppure hai trovato, diciamo, o quali difficoltà hai trovato nel scrivere un testo di questo tipo, quindi un romanzo con queste particolarità? Sinceramente non è stato difficile, è stata una liberazione, è stato come un grido, perché io scrivo di getto perché è quello che ho dentro di me. Io è come se volessi urlare al mondo: basta, fermiamoci. Cioè, si sentono ho letto degli articoli che si va a cercare la vita su Marte, ma se non riusciamo a condividere la vita su questo pianeta, cosa serve andare a cercare su Marte? Per portarci chi, non so, i 10 più potenti del mondo? Cioè, io mi guardo intorno e vedo violenza ovunque. Lasciamo stare le zone di guerra, le cose più grosse che stanno accadendo, ma anche tra di noi, all'interno della nostra società. Cioè, da noi sono venuti fuori dei gruppi che fanno bullismo per la strada, ma l'anno scorso, per dire, un gruppo di ragazzini ha preso a calci un cagnolino e un anziano nel nostro parco. Ma cosa sta succedendo? Ma facciamoci delle domande. Io sono sconvolto. Dovremmo farcele delle domande, purtroppo non siamo tutti così abili di mente nel farle, perché altrimenti, insomma. E quindi raccontare queste cose che mi vengono, che le ho studiate, le ho lette e cerco di documentarne assolutamente. Cioè, e allora il contorno dei protagonisti mi viene spontaneo, nel senso che è un po' la mia speranza di trovare, sai, un po' quelle storie, quei sogni da bambina, da ragazzina, no? Che arriva il principe azzurro che salva. E pensare che questi ragazzi, questi bambini, queste donne che si trovano in situazioni così critiche, e possiamo parlare dalla prostituzione minorile, ma dal traffico degli organi, ce n'è, però pensare che ci sia qualcuno che è lì, che studia, che cerca di capire come fare per salvarli, è come una boccata d'aria fresca. E le storie ci sono reali, e quindi non... Il problema è che spero di poter arrivare al cuore, non solo la mente, al cuore delle persone, perché questo amore deve saltare fuori. La gente ce l'ha, abbiamo un cuore. Io non dico che uno debba fare Superman e debba fare grandi cose, ma nel nostro piccolo, cioè, dobbiamo cercare di essere più umani. Questo amore va usato. E allora ho pensato, perché non, cioè, attraverso la scrittura forse è il modo più semplice, perché il libro ho cercato, io sono una persona molto semplice, e quindi mi è capitato tante volte di leggere anche alla sera dei libri che impegnativi o per me un po' contorti, nel senso che dovevo rileggere lo stesso argomento, lo stesso paragrafo 2 o 3 volte, perché non, cioè, lo leggi di sera, quindi sei anche stanco, no? E
Per me è importante anche questo, il fatto che sia scorrevole, perché lo devi leggere, non deve impegnarti tanto, però ti deve prendere. E devo dire che insomma, le recensioni delle persone che lo hanno letto è quello che mi dicono, che li prende, che rimangono sconvolti da queste storie. E io a volte nelle presentazioni ho detto, ma voi avete mai provato a mettervi nei panni di queste persone qua, di questi ragazzi? Ma se fossimo noi al loro posto, o i nostri figli, peggio ancora, non ci facciamo queste domande? Purtroppo penso che la nostra quotidianità, questo, non abbiamo tempo, ecco. Noi ci si alza, si corre, ci si prepara, porta a scuola i ragazzi, corri a lavorare, ti metti in macchina, se sei fortunato non rimani in fila un'ora per arrivare, insomma, in coda, in colonna per arrivare al lavoro, vai a lavorare, corri a casa, prepara, cioè. È una vita frenetica che ha tolto tutto. Poi cosa succede? Arrivi, ceni, ti butti sul divano e accendi, fai l'errore più grosso, se posso dirlo, spero. Sì, Accendi la tranquilla. Qui televisione. siamo, sanno come la pensa i nostri ascoltatori, sanno come io la penso nei confronti dei miti, soprattutto della televisione. Io l'ho sempre detto, non la guardo, mi rifiuto di guardarla perché io voglio la cultura. Cioè, il Sì. commercializzare le notizie solo perché fanno, e il più delle volte sono notizie anche un pochino, non dico contraffatte, ma Sì, non tutte. strumentalizzate, ecco, io lo trovo una cosa scorretta, per cui dico, vabbè, piuttosto guarda, leggo un libro e mi Guarda, io documento sui giornali, va bene. sono rimasta sconvolta perché leggendo, ma così scorrendo su internet, ho scoperto che ci sono dei giornalisti che fanno delle foto. Io non, cioè, sono talmente tanto ingenua. Hanno, insomma, queste persone qua sembravano dentro adesso forse non so se era quella dell'Ucraina, direi che fosse quel periodo lì. Hanno montato queste scene, queste no, scene, foto, non so come si dica, ma, cioè, ma siamo strumentalizzati, ma io non, ma a chi possiamo credere? Cioè, è una cosa incredibile. Io rimango basita da una cosa del genere, cioè, quindi quando anche cerco le fonti, faccio in modo che quell'articolo che mi ha colpito debba risultare almeno 4-5 su 4-5 agenzie insomma, di giornali, oppure meglio ancora cose governative, perché se no, e poi in più la mia editor le ricontrolla anche lei, onde evitare di mandare in giro delle notizie che siano sbagliate, insomma. Vabbè, chiaro, chiaro. E penso, insomma, tornando al discorso di prima, che la lettura sia veramente, veramente importante, cioè un popolo che legge può ottenere tante cose. E forse può non essere troppo manovrato, manipolato. Hai detto che comunque ti sei documentata molto. Tu hai avuto anche l'opportunità magari di prendere contatto con qualche comunità coinvolta con i temi che hai trattato nel libro? Sì, qualcosa sono riuscita a fare. Adesso naturalmente che sto andando un po' più a briglie sciolte perché pian piano io sto cercando, ad esempio, sono stata alla fiera del libro della micro editoria di Chiari e sono arrivata lì con il mio pacco di libri. Non so cosa avessi sinceramente intenzione di fare, forse pensavo di arrivare lì e portare i libri a Eleonora Marcella e poi non so guardare. E mi sono ritrovata col banchetto vendita, quindi naturalmente incapace perché non l'avevo mai fatto, non mi ero nemmeno preparata. E ho ascoltato, ho osservato chi aveva ha più esperienza e soprattutto mi ha permesso di imparare e di osservare. E per quanto riguarda, e quindi di conseguenza ho imparato e ho avuto contatti con persone, ad esempio lì ho conosciuto una ragazza di un'associazione contro la violenza delle donne di quelle zone. E adesso faccio un passo indietro. Quando ho fatto la presentazione a Carpi a luglio, il 12 luglio c'è stata la presentazione del libro, ho chiesto, siccome l'assessore alle politiche sociali mi chiese di poter farlo con loro attraverso il patrocinio del comune, che è stato un onore, un grande onore. E allora gli ho chiesto, possiamo fare una specie di tavola rotonda, due chiacchiere con altre persone, in modo tale che quella serata non sia solo dedicata al libro, va bene, che devo fare la presentazione, ma poter dimostrare, far vedere quanto io abbia voglia di coinvolgere le persone, di fare qualcosa per gli altri. E abbiamo chiamato due associazioni delle nostre zone, entrambe lavorano contro la violenza delle donne.
E invece questa è stata una cosa, un incontro. Un'altra cosa importante, per poter mettere degli argomenti abbastanza definiti, ho conosciuto un ex anestesista di Emergency, che è stato disponibilissimo, è venuto da me in bar un pomeriggio che il bar era chiuso, abbiamo fatto una chiacchierata di 2 o 3 ore, l'ho ascoltato perché avevo bisogno di chiarimenti per determinate cose che succedono nei campi profughi, ed è stato veramente veramente bello. Io da ragazzina il mio sogno era poter andare in missione, poi per vari motivi diciamo ho lasciato, accantonato questo desiderio, e questo è uno invece dei miei desideri che vorrei mettere in atto, perché sento di questo amore per questo amore, questa situazione che sento dentro di me, e sento di doverla usare per chi è in difficoltà, per chi ha veramente bisogno, e mi piacerebbe poter fare queste esperienze, insomma, poter confrontarmi con persone che lavorano in determinate zone. Adesso un personaggio che lavora in Senegal, ad esempio, adesso lasciando stare oltre a quelli all'estero, comunque lui è italiano, è un ingegnere di Catania, lavora in Senegal, e mi sta insegnando tanto, perché lui dice che in generale le persone che hanno bisogno non devono pensare che il dono arrivi dal cielo. Lui si fa conoscere nei villaggi, che poi c'è tutta una procedura particolare, perché giustamente lui arriva, non manca di rispetto al capo villaggio e quant'altro, e costruiscono pozzi per l'acqua potabile, perché là i bambini per una semplice dissenteria muoiono. L'acqua è salata e le donne per poter prendere l'acqua devono fare ore e ore di cammino a piedi. Naturalmente cosa succede? Non arriva quella grande agenzia umanitaria, trivella il terreno, mette tutto, poi va via. Lui, con le donazioni che riesce a raccogliere e quant'altro, costruiscono dei pozzi a misura d'uomo con i ragazzi, o quelli più esperti del villaggio, gli insegnano il mestiere e insieme costruiscono. Così costruisce i pozzi, ne ha costruiti 3, ma un pozzo riesce a dare acqua potabile ad esempio a 2500 persone, e ha costruito un centro polivalente per le donne e sta costruendo un centro per la malnutrizione. Quindi questi sono quelle associazioni magari che passano inosservate, ma loro fisicamente sono lì a lavorare al fianco delle persone che hanno bisogno, e penso che queste siano le associazioni da dover aiutare e da conoscere anche, perché ti possono insegnare secondo me delle cose straordinarie, perché lì esistono veramente dei principi che sono ancora reali. Esatto. Perché tu ti alzi la mattina, non sai come andrà a finire la giornata. E è un po' diverso la nostra situazione, insomma, noi ormai viviamo nell'agio e loro no, ma queste situazioni, cioè, poi succedono anche non troppo lontano da noi. Infatti in Libere di Essere parlo anche di città come Atlanta o come il weekend del Super Bowl, che dovrebbe essere un evento al 100% di sport e di felicità, perché insomma devo dire. E invece no, in quel weekend lì aumenta drasticamente la percentuale di prostituzione minorile negli hotel vicini al Super Bowl, perché naturalmente vuoi che non diamo anche quel beneficio lì, quel benessere, quel divertimento? Io non ci sto, poi so per certo che non potrò salvare il mondo, questo me lo dicono sempre, però penso che se nel nostro piccolo facessimo qualcosina, ognuno di noi si impegnasse in qualcosa, come ad esempio, non so, ma stasera invece di mettermi davanti alla televisione, provo a fare, non lo so, adesso c'è, cioè, il discorso sarebbe vastissimo, però magari un giorno al mese uno si prende, si dà la propria disponibilità in un'associazione, ma della città stessa, perché non è che ci sia bisogno di andare molto lontano, perché se i nostri ragazzi invece di... Ti dico, adesso mi è venuto un flash, abbiamo le stele del deportato, no? Noi abbiamo una bellissima piazza, una delle piazze più grandi d'Europa, Piazza Martiri a Carpi, e abbiamo il museo del deportato naturalmente, e abbiamo le stele del deportato. L'anno scorso, l'altro anno, c'erano dei ragazzi che la sera, di notte, bivaccavano lì, no? E sono arrivati anche a pitturarle. Ecco, cioè, qualcuno disse, ma qualcuno di abbastanza importante, no? Ma lasciamoli divertire. No, adesso, cioè, io non ci sto.
Cioè, quella è una zona, ricordiamo, delle persone che sono morte per un determinato periodo e per determinati principi. Se ti vuoi divertire, vai in un campo da calcio, vai a giocare a calcio, o corri nel prato, non lo so. Cioè, ci sono tanti modi, ma noi non ci divertivamo in queste maniere qua. Cioè, noi correvamo per la strada, giocavamo per terra, giocavamo a biglie. Adesso non voglio pretendere che si torni indietro, però un principio è un principio. Il rispetto deve essere per tutti. Sì, quello almeno sono d'accordo, una... anche su chi imbatta l'arte, voglio dire, prenditela col mondo, ma l'arte, sì, la cultura, sì. Lasciala stare, perché insomma... Che senso ha? Non ci guadagni nulla, ecco. Ma no, ma assolutamente nulla, cioè, anzi, secondo me al 99% dei casi, il 90% dei casi fai anche brutta figura, cioè non ottieni assolutamente nulla. Cioè, penso che non sia così che si possono ottenere le cose. Cioè, se manchi di rispetto, hai già perso in partenza. Ecco, tu hai la speranza che il tuo libro possa, a chi legge, quindi al lettore che lo accoglie in sé, possa generare un grado di consapevolezza, addirittura dell'attivismo riguardo ai temi che tratta? Ma sinceramente io spero, sì, diciamo di tra virgolette, risvegliare un po' le coscienze, abbattere il muro dell'indifferenza. Adesso non so se si possa, diciamo, interagire direttamente con gli argomenti, con le associazioni che tratto, però il mio scopo sarebbe poter, attraverso i libri, poter aiutare le associazioni, quello sicuramente, il mio scopo è quello. E però, come dici tu, cioè, arrivare alle persone e fare presente che queste cose succedono ancora, perché poi ci sono delle cose che succedono perché ci sono delle tradizioni culturali e già lì è difficile estirparle. Però oltre a quelle, che già quelle non dovrebbero più esserci perché in teoria siamo evoluti, se ne sono aggiunte delle altre che per chi sono per chi ha ottenuto il benessere. Cioè, gli argomenti sono veramente tanti, perché ad esempio anche per le persone che, non so se hai sentito, se è stato l'anno scorso, quella coppia che è andata in India per comprarsi un rene, capito? Qua c'è una lista d'attesa troppo lunga, abbiamo i soldi, andiamo là e facciamo quello. Cioè, le cliniche che sono fatte senza, insomma, attenzione, cioè, naturalmente là lavorano principalmente per i soldi, quindi vai là, sì, probabilmente ti verrà fatto un trapianto di rene, però c'è, cioè, il giorno dopo due giorni tu sei fuori da lì, senza contare la persona che te l'ha donato, che lui il giorno stesso viene mandato fuori, esatto, per strada. Quindi, cioè, lasciamo stare la carne da macello. Delle problematiche etiche e morali su questo. Ma sì, ma siamo arrivati. Cioè, vabbè, io non lo so, io a volte mi butto un po' giù, perché vedo che se ne sommano talmente tante di queste problematiche che uscirne, risolverle tutte, potrebbe diventare veramente difficile. Poi invece ci sono giornate che sono carica e dico, no, adesso ce la possiamo fare. Cioè, secondo me, se non c'è l'amore, il rispetto del prossimo, non potrà esserci un futuro così lungo, penso. Vabbè, questo è certo, non arriveremo lontano sicuramente. Allora, io in ultimo ti chiedo una cosa bella positiva, perché vogliamo sempre dare, no, un messaggio anche positivo laddove ci sono magari dei conflitti o delle situazioni particolari. Ci racconti o ci dici qual è, ovviamente se non spoilera troppo, un momento emozionante positivo, cioè il punto che più ti ha emozionato e ti ha fatto quasi venire il sorriso, sai, quei sorrisi che si accendono senza un perché sul volto? Allora, io penso che quando una persona realizza che di fronte a te c'è una persona completamente diversa da quello che tu stai cercando e che non è proprio nei tuoi canoni, però realizzi che ti dà molto di più di quello che tu potevi aspettarti. E, come aver scartato un pacco,
un pacco regalo, che alla fine pensi di aver trovato, o ti immaginavi ci fosse chissà che cosa, magari non c'è la rosa rossa più bella del mondo, ma quello che c'è dentro ti dà tanta di quella forza, di quell'energia che ti lascia senza parole. E queste persone ci sono, esistono realmente, e sono persone che possono trasmettere amore. Ecco, questi momenti nei libri che spiccano mi rendono veramente felice. Bene, io accolgo allora questa felicità. Emanuela, io ti ringrazio, siamo in chiusura di puntata, ti ringrazio davvero di averci dedicato questo tempo per questo collegamento. Vi ricordo il libro Osmosi, liberi di essere, di Emanuela Osuardi, che è rimasta qua con noi oggi come ospite. Emanuela, io ti faccio tanti auguri e speriamo che tu intanto continui su questa tua passione di scrittura, perché insomma questo è il secondo libro e magari chi lo sa che non ne arrivino altri in un futuro. Oh, per sì, cui, insomma... sì, assolutamente. Il terzo è già quasi finito. Brava. Non avevo dubbi su questo, guarda, ti vedo bella carica. Bene, allora io saluto i nostri ascoltatori, vi do l'appuntamento agli altri contributi che registreremo e che avremo anche come ospiti in diretta nei prossimi giorni. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando di domenica 3 dicembre, perché insomma sarete presenti alla fiera e ci starete ascoltando. Questa puntata passa in replica perché è stata... siamo in onda di venerdì, e quindi io a questo punto, Emanuela, ti saluto, ti ringrazio nuovamente, auguro agli ascoltatori una buona giornata e mi raccomando, come dice giustamente Emanuela, cerchiamo di portare la speranza e cerchiamo di fare un cambiamento positivo in questa società. Grazie mille Silvia, grazie a Radio Nord Borealis e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti. Bene, buona serata a tutti. Buona serata, grazie.